No, prima di fare esercizi, una decina di minuti, abbiamo bisogno di un altro paio di teoremi, insomma teoremi, chiamare teoremi un po' confuso, ma che però sono famosi come teoremi. Uno è il teorema della irregolarità delle successioni monotone e l'altro è il teorema volgarmente detto dei due carabinieri. Cominciamo con questo. Teorema dei confronti. In Italia ho scritto il nome dei due carabinieri. Allora avete tre successioni? I numeri reali. Poi sapete che in realtà che la successione A con N è compresa tra B con N e C con N per ogni N appartenente a N. Sapete inoltre che il limite di B con N è uguale al limite di C con N è uguale a L, numero reale. Allora, cioè tesi, il limite di A con N fa L pure lui. Quindi, perché si chiama teorema dei due carabinieri? Perché sostanzialmente voi avete questo tipo di situazione. A con N, B con N, C con N. C con N converge a L, B con N converge a L, A con N che sta in mezzo è forzato, è come se i due carabinieri lo prendessero per le braccia, uno dalla parte, uno dall'altra parte, lo forzassero ad andare verso L. La dimostrazione di questo teorema è non si scosta dalla linea di quella che abbiamo visto stamattina. Allora, noi sappiamo che il limite di B con N e di C con N fa L, quindi sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice, allora applichiamo la prima definizione, esiste un indice che chiamiamo ni con 1, tale che se N è maggiore o uguale di ni con 1, allora B con N risulta compreso tra L meno epsilon. Ed L. Poi esiste anche un altro indice che chiamiamo ni con 2, tale che se n è maggiore o uguale di ni con 2, allora C con n risulta compreso tra L meno x ed L più x. Adesso prendo ni uguale al massimo tra ni con 1 e ni con 2. Quindi se adesso prendo n maggiore o uguale di ni, che cosa succede? Sicuramente posso usare tutte le disuguaglianze scritte sulla lavagna, perché n è maggiore di ni che è maggiore o uguale di ni con 1, maggiore o uguale di ni che è maggiore o uguale anche di ni con 1. Quindi io scriverò L meno epsilon, io so che è minore di B con n, ma B con n a sua volta è minore o uguale di A con N, che è minore o uguale di C con N, che è minore di L per N. Andiamo a... io dico che la dimostrazione è finita. Perché la dimostrazione è finita? Sottolineo la parte che mi interessa. Ho fissato un epsilon arbitrario maggiore di 0, ho fatto vedere che esiste un certo indice ni, cioè il massimo tra ni con 1 e ni con 2 che esistevano già, tale che se n è più grande di ni, allora
L meno x è minore di a con n, che è minore di l più epsilon. Se mettete insieme la parte sottolineata, cosa ho dimostrato? Esattamente la norma di definizione che è a con n. Tende a n. Che il limite di a con n qual è? La definizione cosa dice? A con n delle L quando per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n, tale che se n è maggiore o uguale di n, L meno epsilon minore di a con n, che è minore di a con n. Quindi questo è il teorema del confronto dei due carabinieri. Questo teorema è molto utile in quanto ci dirà che se io ho delle successioni convergenti B con N e C con N e A con N la riesco a inscatolare tra due successioni convergenti, allora anche lei converge e anche di quella so calcolare il limite. Facciamo l'altro, cioè teorema di regolarità delle successioni monotone. Questo teorema si chiama teorema di regolarità delle successioni monotone. Allora, abbiamo una successione A con N, A con N monotona non decrescente, si indica con questa freccia. Cosa significa? A con N si dice monotona non decrescente se e solo se per definizione A con N più 1 è maggiore o uguale di A con N per ogni N. Quando abbiamo detto una successione che cresceva, in realtà se ci mettete il maggiore o uguale è meglio dire che non decresce. Allora qui la terminologia, ovviamente esistono altre tre definizioni simili, se scrivo non crescente sarebbe A con N più 1 minore o uguale di A con N per ogni N appartenente a N. Stessa roba, no? Se scrivo strettamente crescente sarebbe a dire, diciamo, separiamo la zona, A con N più 1 maggiore di A con N per ogni N appartenente a N. Oppure strettamente decrescente A con N più 1 minore di A con N però N. Attenzione, qui la terminologia dei libri è un po' ambigua, perché il 99% dei libri usano il termine crescente decrescente e poi usano, chi usa non crescente non decrescente, allora cosa farà? Dirà che questa è non decrescente, che questa è non crescente, poi dirà che questa è crescente, che questa è decrescente. Però altri libri, un'altra metà di quel 99%, anzi tutti qua, tutti fanno tutti così, un'altra metà usa crescente e decrescente per indicare questi, scusate, per indicare questi, e qua mette strettamente crescente e strettamente decrescente. Quindi ne risulta che il termine crescente o decrescente a seconda del libro è ambiguo, perché alcuni lo crescente, per esempio, alcuni lo usano per questo e alcuni lo usano per questo. Allora io, per evitare problemi e tagliare la testa al toro, uso in ambedue le circostanze gli unici termini non ambigui. Qua scrivo non decrescente, quando scrivo non decrescente si capisce, non decrescente vuol dire maggiore o uguale,
diventa, non può essere strettamente maggiorenne. Qua invece uso strettamente crescente e ci metto strettamente maggiore. Strettamente crescente è chiaro che non può essere maggiore o uguale. Chiaro? Quindi questa è una mia variante personale perché, diciamo, ripeto, a seconda dei libri non trovate queste indicazioni, ma trovate uno di quei due, diciamo, trovate sempre crescente, decrescente e poi trovate l'uso di uno di quei due termini, non decrescente oppure strettamente crescente. Ok. Questa terminologia si può anche simbolizzare con delle freccette. Allora, qui ci mettiamo A con N, freccia verso l'alto. Sta crescendo, però la freccia non è dritta, è obliqua. Quindi vuol dire che la disuguaglianza è maggiore o uguale. Qui ci mettiamo A con N, freccia verso il basso. Si parte sempre da sinistra e si va verso destra, quindi freccia obliqua da in alto a sinistra e in basso a destra. Qua scriviamo A con N strettamente crescente, quindi mettiamo la freccia dritta verso l'alto, e qua scriviamo A con N strettamente crescente, freccia dritta verso il basso. Quindi quando trovate quei quattro simboli corrispondono a quelle quattro simboli. Ok. Poi supponiamo anche che la successione sia limitata. Quindi esiste un m tale che A con n è minore o uguale di m, limitata solo dall'alto, per ogni n appartenente. In realtà, diciamo, quest'ipotesi, se viene meno quest'ipotesi, vedremo, semplicemente succederà che invece il limite di essere finito sarà infinito, però noi non abbiamo ancora detto cosa vuol dire avere per limite più infinito, quindi diciamo facciamo il teorema con queste cose, se no non... Ok, queste sono le ipotesi, quindi abbiamo una successione non decrescente e limitata dall'alto. Ovviamente per analogia, noi teoremi per analogia non li facciamo, cioè il teorema della permanenza del segno l'abbiamo fatto per le serie che hanno, per le successioni che hanno limite positivo. Poi ci sarà anche quello per le successioni che hanno limite negativo, quello non lo scrivo, insomma, si capisce. Se la successione ha un limite negativo, da un certo punto in poi sarà negativo, così come se ha un limite positivo, da un certo punto in poi sarà positivo. Ok, quindi in questa situazione che succede? Allora il limite di A con N è uguale a lambda, che risulta essere l'estremo superiore dell'insieme degli A con N. Dei valori della successione. Ecco, adesso lo scrivo così perché stavolta l'insieme dei valori della successione lo sto guardando non come una successione, cioè una funzione, ma lo sto guardando come insieme dei valori che la successione assume. Qua si dovrebbe scrivere, la scrittura precisa sarebbe estremo superiore al variabile di n in n dell'insieme degli A con n al variabile tali che n. Ah sì, scusate, l'ho scritto, è ridondante, l'ho scritto più volte. Posso scrivere così. Quindi, allora, cosa sto dicendo? Cercate di non concentrarvi troppo sulla notazione, cercate di capire cosa sto dicendo. Sto dicendo, se prendo una successione che non scende, quindi che sale sempre, può anche rimanere uguale da un passo all'altro, però non può scendere. E che però sia limitata dall'alto, quindi non vada oltre un certo valore, allora posso dire che la successione ha limite. Questo limite è uguale a questo numero che è finito. È finito perché il mio insieme è limitato dall'alto. Se vi ricordate, l'estremo superiore quando è che faceva più infinito? Quando l'insieme non era limitato dall'alto. Quando è che faceva meno infinito? Quando l'insieme era vuoto. Questo non è né vuoto né cioè non limitato dall'alto, quindi l'estremo superiore è sicuramente finito.
Professore, mi scusa, ma se il valore della successione, cioè se il valore delle successioni, la successione, cioè la dimensione della successione è sempre lo stesso. Quindi non sarà quello. Sarà non crescente o non decrescente? Tutte e due. Una successione costante è sia non decrescente sia non crescente. Se tu applichi la definizione, una successione costante è quindi questo significa, abbiamo scritto a destra, riscriviamo anche qua, con n più 1 maggiore o uguale via con n per ogni n. Nel caso particolare, se la successione fosse costante, chiaramente questa definizione è verificata. Quindi la successione non decrescente. Se usassimo un'altra disposizione sarebbe verificato lo stesso, quindi anche non crescente. Quindi non c'è nessuna contraddizione. Allora, dimostrazione. Allora, prima di tutto, lambda uguale all'estremo superiore di questi numeri è sicuramente un numero reale. Per cui l'abbiamo detto poc'anzi, no? L'insieme è limitato dall'alto, non è vuoto, quindi l'estremo superiore è un numero finito. Questo numero finito chi era? Come si fa l'estremo superiore di un insieme? Il minimo dei maggiorati. Minimo dei maggiorati. Dell'insieme. Ok, adesso dico sia epsilon maggiore di 0, prendo lambda grande meno epsilon, non è maggiorante dell'insieme dei valori della successione. Chiaro? Perché lambda era il minimo dei maggioranti, ci tolgo epsilon, non è più un maggiorante. Quindi esiste un indice ni, quindi deve esistere un valore della successione corrispondente a un certo indice ni, tale che A con ni è maggiore di lambda grande meno epsilon. Come si fa a negare che sia un maggiorante? Se non è un maggiorante ci sarà un elemento della successione più grande di lui. Io mi devo decidere a usare sempre la stessa grafia per la... o sempre tonda o sempre a stampatello. A volte la scrivo a stampatello, a volte la scrivo tonda, penso che... Ok, quindi esiste un indice ni tale che A con ni è maggiore di lambda meno epsilon. Ci siamo fino a qui? Allora, andiamo a prendere n più grande di ni, andiamo a vedere che succede. Qui abbiamo lambda meno epsilon è minore di A con ni, che è minore uguale di A con ni più 1, che è minore uguale di A con ni più 2. A un certo punto arriverò ad A con n. N è un indice fisso più grande di ni. D'altro canto io dico che questo A con n a sua volta è minore o uguale di lambda. Perché lambda chi era? Era un maggiorante di tutti gli elementi della successione. E quindi anche di A con n. D'altro canto lambda grande è minore di lambda grande più epsilon. Questi sono numeri reali, quindi se ci aggiungo epsilon aumenta. Andiamo a vedere cosa ho dimostrato. Ho preso un epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, lambda meno epsilon è minore di A con n, che è minore di lambda più epsilon. Che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Allora,
Detto in, diciamo, in termini un po' meno precisi, ma più in qualche modo diciamo, che visualizzano meglio la situazione, allora io ho l'estremo superiore. L'estremo superiore, una volta che ci sono arrivato vicino, all'estremo superiore non lo posso mai superare perché è un maggiorato. Però ci devo arrivare vicino, perché se non ci arrivassi vicino non sarebbe un estremo superiore. Una volta che ci sono arrivato vicino, da allora in poi ci sto sempre vicino, perché la successione non va a decrescere. Quindi, una volta che sono finito tra lambda meno epsilon e lambda, perché più di lambda non posso andare, sempre là rimane. Una volta che sono finito dentro intorno di lambda, continuo ad avvicinarmi ancora di più. Quindi, per quanto riguarda le successioni monotone, il discorso è facile. Il limite esiste ed è uguale all'estremo superiore. Vedremo che questa cosa rimarrà sostanzialmente valida quando faremo la settimana prossima limite uguale a più o meno infinito per le successioni divergenti. Questo teorema rimane valido. In quel caso il limite sarà uguale all'estremo superiore quando la successione sarà divergente, quando la successione non sarà limitata. Se sarà monotona e non limitata, monotona non decrescente e non limitata, il limite sarà più infinito. Però questo è una cosa che, ripeto, dobbiamo ancora vedere. Adesso con i teoremi abbiamo finito questa prima parte, questo primo blocco di teoremi. Adesso con questi teoremi che abbiamo possiamo farci analizzare tutte le situazioni tutti e 10 gli esercizi che abbiamo fatto. Li facciamo tutti e 10. Allora, abbiamo fatto degli esempi stamattina. Facciamoli 5 minuti per uno. Non saranno tutti da 5 minuti, ce ne saranno alcuni da 10-15 minuti. Allora, cominciamo con l'esempio più facile, che era il 3, se non mi ricordo male. A con n uguale 1 per ogni n. In questo caso io voglio dimostrare che il limite di a con n, vabbè, facciamola sempre tutta, che tanto, è uguale a 1. Siamo alla definizione sia epsilon maggiore di 0, prendo n uguale 1. Qua non me ne importa, prendo qualunque n perché tanto la successione è costante. Quindi io avrò che a con n è uguale sempre a 1, che è sempre compreso da 1 meno epsilon e 1 più epsilon. Se n è maggiore o uguale di n, sicuramente vale sempre, quindi in particolare vale se n è maggiore o uguale di 1. Quindi banalmente, quindi è una cosa banale, le successioni costanti hanno il limite uguale alla costante. Qua veramente non ci sta da scrivere, ci sta da capire. Cioè non è che se scrivete questo avete fatto un salito. Allora, questa è una. Andiamo a vedere la prima, l'esempio 1. Esempio 1. A con n era uguale a n meno 1 fratto n. Ok? Oh, questo lo posso anche scrivere così, come 1 meno 1 su n. Allora, sia epsilon maggiore di 0. Adesso io dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla disuguaglianza a con n compreso tra 1 meno epsilon e 1
Poi ci posso mettere anche 1, che può essere minore di 1 più epsilon, cioè tutti gli agonelli lo so che sono minore di 1, no? Perché sono 1 meno qualcosa di positivo. Quindi questa ce la metto perché la so, ma insomma, quello che mi dice la definizione devo dimostrare questo. Se dimostro questo è meglio. Allora, perché io adesso posso scrivere chi è ni, no? Io lo so come devo fare ni. Però in realtà facciamo vedere da dove esce la scelta di ni. La scelta di ni sceglie, segue quando tu vai a scrivere questa disuguaglianza, ti fai i conti e ti vedi quando deve essere grande. Chiaro? Adesso lo facciamo in maniera esplicita. Così come stamattina mi hanno detto, ma se nel teorema, giustamente in questo caso, se nel teorema della unicità del limite ci mettevo 2 invece di 3, il teorema funzionava lo stesso? Sì, funzionava lo stesso perché c'era, comunque scattava il minore. Anche se ci mettevo 6 funzionava lo stesso. Io se devo mettere un numero maggiore o uguale di 2, ho messo 3 giusto per evidenziare, così venivano belli gli intorni, venivano anche con 2 venivano disgiunti, però si sfioravano. Con 3 si vedeva meglio che erano disgiunti. Allora qui A con n com'è? È 1 meno 1 su n. Questo deve essere maggiore di 1 meno epsilon. Questo che vuol dire? L'1 lo posso togliere e mi viene meno 1 su n maggiore di meno epsilon. Io posso cambiare segno e ribaltare. Quando cambio segno cambia il verso. Poi quando giro e prendo il reciproco cambia un'altra volta il verso. Quindi questo qui è se e solo se n è maggiore di 1 su epsilon. Ok? Il problema è che questo non è un numero intero. Ok? Allora, d'altro canto, se io qua prendo la parte intera di 1 su epsilon più 1, questo è maggiore di 1 su epsilon. Ok? Allora, chi prenderò? Non posso prendere la parte intera di 1 su epsilon. Cioè non mi conviene, perché poi non sarebbe maggiore di 1 su epsilon. Qua mi basta anche il maggiore uguale, però in questo caso è vero il maggiore stretto. Però chi prendo come n? Questo qua, cioè questo è un numero che dipende da epsilon. Dico prendo n uguale 1 su epsilon parte intera più 1 parte intera. Vi ho insegnato questa notazione con le parentesi, diciamo il segno della parentesi quadro fatto solo sotto, è il più grande numero intero più piccolo del numero dato. Stiamo parlando di numeri positivi, quindi questo è sicuramente un po' più piccolo di 1 su epsilon. Lui è un po' più piccolo, però se ci aggiungo 1 diventa più grande. Siccome non ho un simbolo per dire il più piccolo numero intero più grande di 1 su epsilon, più grande di x, uso questo sistema qua. A questo punto, se n è più grande di n, sicuramente tutte quelle disuguaglianze funzionano. E quindi sicuramente cosa ho detto? Di cosa ho dimostrato? Ho preso epsilon, ho trovato n. Quando n è più grande di n, allora a con n è compreso da 1 meno epsilon e 1 meno epsilon. Quindi la successione converge. Ok? Caso numero 2. A con n uguale 1 su n. Beh, questo caso è molto simile. Guardate bene, qualcuno dice ma questa è 1 meno la successione di prima, quindi il limite è 1 meno il limite di prima, 1 meno 1 fa 0. Infatti fa 0. Sì, è vero, però noi teoremi sul limite della somma, somma, sottrazione, somma, differenza, rapporto, prodotto, non l'abbiamo ancora fatto. Questo sarà un secondo blocco di teoremi che faremo la settimana prossima. Quindi, noi adesso se vogliamo dimostrare che questa tende a zero, lo dobbiamo fare direttamente. Allora, dico sia epsilon maggiore di 0. Adesso qual è la disuguaglianza che voglio far funzionare? Voglio far funzionare 1 su n minore di epsilon, che è maggiore di 0, già lo so, che
che poi sia maggiore di meno epsilon lo so ancora meglio, questo è sicuramente vero. Ah, quello che questa qua dipende da n. Allora, 1 su n maggiore di epsilon significa n maggiore di 1 su epsilon, cioè se n è maggiore della parte intera di 1 su epsilon più 1 è sicuramente maggiore di 1 su epsilon. Quindi anche in questo caso ni lo posso prendere parte intera di 1 su epsilon più 1. Ok? Allora, questo, qui ci trovo il punto interrogativo perché funziona. Quindi ambedue queste successioni, per ambedue queste successioni la scelta di ni era la stessa. Poteva essere la stessa, perché io lo devo scegliere, lo posso scegliere uguale a quel numero, posso scegliere anche più grande. Quando devo scegliere per far funzionare una disuguaglianza, devo scegliere il n per esempio uguale a 1000. Se lo scelgo uguale a 2000, la disuguaglianza funziona ancora meglio, chiaro? Perché quella funziona da n in poi. Quindi se lo scelgo più grande succede niente. E ne abbiamo fatti 3. Quindi 1 su n tende a 0, n meno 1 su n tende a 1 e 1 tende a 1. Andiamo a vedere questa qua. Il 4 qual era? Meno 1 alla n? Meno 1 alla n? Allora prendiamo esempio 4, meno 1 alla n uguale a con n. Allora, allora come si fa? Stavolta attenzione, cosa devo dimostrare io? Io devo dimostrare che questa successione non ha limite. Questa non ce l'ha. Però negare che abbia limite, almeno per adesso, noi abbiamo dato solo la definizione di limite finito, significa, facciamo vedere che non può avere nessun limite reale, finito. Quindi non voglio negare che il limite faccia 3. Io devo negare che qualunque numero reale sia il limite. Allora cominciamo a vedere che a con n, allora passo 1, a con n non tende a 0, cioè nego che il limite sia 0. Se tendesse a 0, per ogni epsilon dovrebbe esistere un indice n tale che definitivamente la successione dovrebbe essere compresa tra 0 meno epsilon e 0 più epsilon. Quindi mi basta far vedere che esiste un epsilon, prendete uguale a un mezzo, tale che per ogni n esiste n maggiore o uguale di n, tale che a con n meno 0 è maggiore o uguale di un mezzo. Ma questo chi è? Questo è il valore assoluto di meno 1 alla n meno 0. Questo è il valore assoluto di meno 1 alla n meno 1 alla n a con n è fa 1. Quindi 1 è sicuramente maggiore o uguale di 1, cioè sarebbe a dire qua c'è 0, prendo l'intorno di raggio un mezzo meno un mezzo, un mezzo. La successione, attenzione, questa frase è la negazione di esiste ni tale che per ogni n maggiore o uguale di ni. Come si chiamava esiste ni tale che? Con la locuzione in italiano, come dicevamo? Quando dicevamo esiste da un certo punto in poi oppure definitivamente. Allora, negare, tranne un numero finito di indice, è una terza possibilità. Tutte queste qui è tranne il numero finito in indice, da un certo punto in poi, oppure definitivamente è la stessa cosa. Allora, negare che una cosa succeda definitivamente
Che significa? Significa che infinite volte deve succedere il contrario. Chiaro? E questo infinite volte, come fai a dirlo per infiniti indici? Allora, dire che una cosa succede per infiniti indici è ogni volta che fissi un indice ci sarà un indice posteriore più grande per la quale la cosa succede. Se ci vai a far vedere gli indici per cui allora è del tutto equivalente, perché se una cosa succede per infiniti indici, fissi un indice, quelli sono infiniti, prima o poi uno più grande per cui la proprietà deve essere valida, ci deve stare. Viceversa, la cosa vale questa, ogni volta che fissi un indice trovi un indice posteriore per cui vale. Allora io fisso un primo indice e trovo un indice per cui vale, poi fisso un altro indice più grande di questo e trovo un altro indice per cui vale, allora sono due gli indici per cui vale, poi fisso un altro indice più grande di questo e ne trovo un altro più grande per cui vale, allora gli indici per cui vale sono tre, e così via. Quindi allora in questo modo gli indici per cui vale quella proprietà sono infiniti. Questo pezzo di frase si dice frequentemente, ovvero per, equivale a dire per infiniti indici. Ok? Scusa. Aspetta, non ho finito. Quando finisco poi. Frequentemente o per infiniti indici. Se ci fate caso, viene dalla negazione della frase di prima, esiste ni, tale che per ogni n maggiore uguale di ni. Quindi esiste è diventato per ogni è diventato esiste. Quindi la negazione è facile. Però ho sottolineato il fatto che questo frequentemente, cioè non definitivamente, equivale a dire per infiniti. Allora, per capirci meglio, lo dico io quando ho finito e quando potete fare domande. Fatemi completare un ragionamento, se no rimane una cosa appesa. Per capirci meglio, faccio un altro esempio. Io abito a Formia e insegno a Cassino. Supponiamo, per ipotesi, che la cosa vada avanti all'infinito. Ok? Mettiamo che non mi trasferisco, che continuo sempre a insegnare a Cassino. E che sia immortale. Allora, e che esista sempre un'università di Cassino. Allora, Formia Cassino, non c'è una periodicità. Ci sono magari per esempio d'estate forme, oppure ci sono periodi in cui sto tutta la settimana Cassino. Posso dire che io starò definitivamente a Formia? No, perché ogni tanto devo lavorare e devo andare a Cassino. Posso dire che sto definitivamente a Cassino? No, perché ogni tanto devo andare a Formia. Starei infinite volte a Formia, infinite volte a Cassino, ma non sarei definitivamente alla scuola del gruppo. È chiaro? Purtroppo la realtà non è così, perché uno o si trasferisce o comunque in ogni caso prima o dopo muore, quindi tutti noi definitivamente siamo nel gruppo. Non è neanche, oppure va in benzio. Definitivamente, però magari non so a Cassino. Ci sarà un'ultima volta che verrò a Cassino, quindi definitivamente non starò a Cassino. Non è detto però, perché poi anche se muori e ti tumulano, poi possono spostare le ceneri, quindi. Però diciamo definitivamente significa tranne che per un certo numero finito di indici, da un certo punto in poi, tranne il numero finito di indici è la stessa cosa. Frequentemente significa per infiniti indici. Definitivamente implica frequentemente. Se una cosa vale definitivamente, vale anche frequentemente. Se uno sta definitivamente a Cassino, è chiaro che sta frequentemente a Cassino, da un certo punto in basta solo là. Il contrario non è vero. Uno potrebbe stare frequentemente in un, diciamo, con n potrebbe frequentemente essere maggiore di 1 o positiva, ma non sempre. Per esempio, in una la n è frequentemente positiva e frequentemente negativa. Una volta è positiva, una volta è negativa, cioè ci sono infiniti indici per cui è positiva e infiniti indici per cui è
non è detto neanche che debba essere questa alternanza così periodica. Potrebbe essere, che ne so, due volte positiva e una volta negativa, poi tre volte positiva e una volta negativa, poi quattro volte positiva e poi una volta negativa. Sarebbe sempre lo stesso, frequentemente positiva e frequentemente negativa. Quello che dovete memorizzare è che se la negazione, prendiamo una frase simbolo, la negazione di la frutta è, diciamo, la mela è definitivamente marcia, è frequentemente la mela non è marcia. Okay. Io ho messo una frase così, come se dico la mela è definitivamente marcia e la voglio negare, la negazione di la mela definitivamente marcia è frequentemente la mela non è marcia. Infinite volte la mela non è marcia. È chiaro? Questo naturalmente se ci siamo messi d'accordo su che cosa significa precisamente infinitamente, cosa significa precisamente frequentemente. Adesso se volete solo su questo discorso di definitivamente e frequentemente, se volete fare domande sono a disposizione. Se invece ho già chiarito i dubbi, allora passiamo. No, io vorrei sapere se c'è un motivo particolare per cui epsilon è un meno. Perché così ho tirato fuori 1 e meno 1, no? Se vado a fare questa disuguaglianza, funziona. Ci potevo mettere un mezzo, un terzo, un quarto, 0,8, 0,9, basta che era meno di 1. Ok, quindi passo numero. Quindi tornando alla cosa, cosa ho dimostrato io finora? Ho dimostrato che non ha limite, no, ho dimostrato solo che non tende a 0. Ok? Adesso dimostriamo allora, a 0 non ci può tendere, va bene? Adesso, supponiamo poi non è che non sono in grado anch'io di vedere dietro le spalle, a parte che l'udito si localizza abbastanza bene di per sé. Supponiamo che il limite diagon n sia uguale a L maggiore di 0. Allora, che cosa scatterebbe? Il teorema della permanenza del segno. Se il limite diagon n fosse positivo, che cosa ne seguirebbe? Diagon n dovrebbe essere positivo. No, sempre. Diagon n da un certo punto in poi, se vi ricordate, definitivamente a con n dovrebbe essere maggiore di 0. È vero che definitivamente a con n è maggiore di 0? No, perché quella fa meno 1, quindi meno 1, quindi non può tendere a un numero positivo. Perché se tendesse a un numero positivo abbiamo già visto che dovrebbe essere, da un certo punto in poi dovrebbe essere sempre positivo. Stesso analogo discorso da un certo punto in poi la successione dovrebbe essere negativa e quella non è negativa, quindi se una successione fa saltabecca da numeri positivi a numeri negativi certamente non può convergere a un numero strettamente positivo, non può convergere a un numero strettamente negativo, per la permanenza del segno. A zero l'ho escluso per i fatti miei, l'ho fatto a mano, quindi non può convergere a zero, non può convergere a un numero positivo, non può convergere a un numero negativo e il limite non c'è. È chiaro? Quindi fate attenzione, io stavolta non ho, cioè negare che una successione abbia limite è un po' più difficile che dire che abbia limite certe volte, perché io devo dire che non ha nessun limite reale intanto. Poi quando ci metterò anche le successioni divergenti devo far vedere anche questa qui non è neanche divergente, non sarà neanche divergente, quindi questa non ha limite finito, non è divergente, però con limite non ce l'ha. Diciamo,
spesso diremo così, ma non do neanche la definizione, che oscilla in qualche modo, però più precisamente non ha limite. L'unica definizione è che non è vero che esiste un limite, il limite di questo processo. Ok, e questo era l'esempio 4. 5 era, mi pare, meno 1 alla n per n, mi pare. No, a con n uguale n. A con n uguale n. Beh, questa è positiva, quindi è sempre positiva, addirittura è positiva e monotona, quindi il limite non può essere minore di 0, non può essere neanche uguale a 0. Non può essere minore di 0 in ogni caso. Te la vediamo meno di 0. Poi prendete un numero maggiore o uguale di 0, m. Prendete n uguale alla parte intera di m più 1, e se n è maggiore o uguale di n, a con n è sicuramente, prendete epsilon uguale 1, prendete questo n uguale più 2, prendete n maggiore o uguale di n, a con n è sicuramente maggiore di m meno epsilon, di m più epsilon, no? Perché a con n è maggiore o uguale alla parte intera di m più 2, la parte intera di m più 1 è maggiore di epsilon, scusa, di m, 1 è maggiore, è uguale a epsilon, quindi è maggiore di m più epsilon. Allora questo lo scrivo più 1 più 1. Allora questo è maggiore di m, questo è uguale a epsilon, allora questo è maggiore di m più epsilon. Quindi se è maggiore di m più epsilon, invece per avere un limite questo deve essere anche maggiore di m meno epsilon, in particolare deve essere minore di m più epsilon, quindi non è così. L'ho fatto vedere. Cioè tutto quello che... sì, 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 vabbè, questo si capisce, oltrepassa ogni valore, quindi alla fine quando fai il teorema della regolarità delle successioni monotone per le successioni non limitate, questo il limite farà più infinito, se fa più infinito non può essere minore. Però se io voglio mantenermi rispetto alla definizione che ho dato stamattina, io faccio vedere che definitivamente questa non vale, questa disuguaglianza non vale, invece questa disuguaglianza dovrebbe valere definitivamente. In realtà non, nel caso precedente io mi sono avvalso del teorema della permanenza del segno. Se l'avessi fatto direttamente senza usare il teorema della permanenza del segno, avrei potuto dimostrare che la disuguaglianza maggiore di 0 frequentemente non manca, però tanto basta, perché quella infinite volte è positiva e infinite volte è negativa, quindi frequentemente maggiore di 0 non male, frequentemente meno di 0 non male, quindi il limite non può essere maggiore di 0, non può essere meno di 0, scegliendo epsilon opportunamente. Comunque al di là di tutto, cioè vedete qua bisogna fare una piccola fatica, però questa piccola fatica aiuta molto bene a capire il concetto di limite e come si deve fare. Cioè tu sai, cioè non è che qua ci sta qualcosa da ricordare, qua ci sta da fare qualche esercizio e da capire, nel senso che quando tu hai capito, cioè io ho la definizione, voglio dimostrare che il limite fa 3, scrivo la definizione, sto qua, voglio arrivare là, faccio le mie scelte e vedo se funziona. Per vedere, per scegliere epsilon, per scegliere n, fisso un epsilon e vedo qual è il n che fa funzionare le cose. Se tutt'al più non mi viene la scelta in maniera immediata. Viceversa, se devo negare qualcosa, allora nego quello, insomma, devo imparare a scrivere le cose in matematica, fare un minimo di ragionamento in matematica, saper negare una frase in matematica, e queste cose, se so fare questo, queste cose semplici, diciamo, sono chiaramente nient'altro spesso che la conseguenza diciamo delle ipotesi più il fatto che devo scrivere le definizioni. Tutto qua. Oh, vediamo se sono fatte le tre. Sì, allora, piccola parte.